parola a Felice che apre i lavori. Mi sentite? No! Ci vuole un ingegnere qua, si sente? Non vi chiedo di certo com'è il vostro animo oggi. Si capisce dalla vostra presenza. Oggi vedo tante facce che non vedevo da parecchio. Bentornati a casa. Bentornati nella vostra casa. Oggi anch'io sono molto emozionato. Ultimamente non mi stavo più emozionando, ero solo incazzato, gridavo. Gridavo una rabbia interiore perché non capivo il perché i pastori non partecipassero agli incontri, alle adunate che costantemente convocavamo nel territorio regionale. Ci sembrava un'apatia, sembrava che la gente avesse perso fiducia in uno strumento come quello del movimento, che è un movimento, una cosa collettiva, e di tutti. Non ha un padrone, non ha una dirigenza. Noi siamo il movimento, ogni pastore è il movimento. E nella sua struttura liquida, quando ci sono queste situazioni di difficoltà economica e sociale, allora ci solidifica, un po' come succede al nostro latte. Liquido, basta un po' di un elemento e subito si coagula, diventa formaggio, diventa duro, diventa qualcosa di buono. Questo è il nostro movimento e oggi è la dimostrazione del perché il nostro movimento vive da 30 anni, proprio perché non si è mai lasciato andare in fantasie di strutturazione e quant'altro. Il movimento deve continuare a stare così, deve essere un patrimonio di tutti i pastori, che all'occorrenza, come è successo oggi, convoca, si riunisce, si discute e si fa. Noi oggi siamo qua, lo sappiamo bene, perché siamo qua perché viviamo in una regione dove abbiamo una classe politica assente, una classe politica sorda, una classe politica che si occupa di tante cose, ma non di quelle cose che poi sono l'essenza primaria per la Sardegna. Noi per la Sardegna rappresentiamo un'ossatura economica, rappresentiamo un'ossatura democratica con la sua economia ben distribuita nel territorio, rappresentiamo vitalità per le nostre comunità, rappresentiamo una prospettiva nel tempo, portandoci tutto quel bagaglio storico dal passato, tutte le cose buone. Ecco perché è importante che i pastori continuino a essere vigili e vitali. Ecco perché oggi sono contento che ci sono anche gli amministratori e soprattutto c'è il presidente degli amministratori regionali. È a lui che noi appelliamo affinché i sindaci vengano mobilitati con l'intera comunità a sostegno dei pastori e degli agricoltori, perché le nostre comunità, loro lo sanno bene, stanno morendo. Si annaspa, ci stanno togliendo tutto. Questi giorni abbiamo visto per la sanità, altre volte per le poste, altre volte per le farmacie, per tutto, ci stanno togliendo tutto. E come si pensa di poter vivere nelle nostre comunità? Vogliono togliere anche i pastori? Ci stanno riuscendo. Se questa crisi non viene tamponata, migliaia di aziende chiuderanno, migliaia di posti di lavoro non ci saranno più nei nostri paesi. Questo è inevitabile. Noi siamo resistenti e vogliamo continuare a resistere, ma fino a un certo punto. Noi vogliamo resistere in armonia poi con le nostre comunità. Dobbiamo fare delle battaglie comuni. Amministratori, ma perché ci dobbiamo scervellare trovando soluzioni o carovane per individuare? Quali sono gli strumenti?
fermare questa malattia demografica. La Juventus ce l'abbiamo davanti, guardate qua quanti giovani. Guardate qua, quella è la prospettiva. Quella è la prospettiva. Parte vera. Perché dobbiamo trovare, diciamo, alternative e così via? Basta potenziare questo lavoro, questo antico mestiere, questo nobile lavoro, questo mestiere e questo lavoro che ha dato tutto alla Sardegna, ha dato immagine, ha dato bellezza, ha migliorato il suo territorio. E allora per quale motivo dobbiamo crearci dei problemi a chiedere con forza che la pastorizia venga aumentata, venga incrementata e venga sostenuta? Questi giorni è apparso a titolo, perché poi i mali non vengono solo da soli, è apparso un articolo di un professore molto famoso, un certo Pulina, che lui sostiene che non stiamo combinando niente, sostiene che i pastori non sanno fare i pastori e che mentre i pastori francesi e spagnoli stanno diminuendo le aziende e diminuendo i capi stanno producendo di più, noi invece non siamo capaci. Questo sta mettendo in discussione il pastoralismo sardo, la nostra essenza. Per noi il pastoralismo non significa solo produrre latte. Pastoralismo significa comunità a tutti gli effetti. Ecco perché noi dobbiamo contrastare questa visione dell'allevamento da stalla e quant'altro, e dobbiamo sostenere invece la quantità. Perché non è un problema di quantità, perché la crisi che stiamo vivendo oggi è un problema di quantità e non certamente di qualità. E allora che la trasformazione privata e cooperativistica si migliorino nella capacità di innovarsi, di migliorarsi e quant'altro. Noi oggi siamo qua perché abbiamo mandato un messaggio perentorio, abbiamo detto: pastore, o si è a Tramazza determinati oppure è finita, non c'è speranza. Questo è l'inizio di una battaglia. Oggi stiamo sancendo l'inizio di una battaglia, perché ci sono i numeri, c'è la volontà e c'è la voglia di continuare a fare questo lavoro. Non possiamo pensare che una politica si chiuda nel palazzo e pensi di risolvere i problemi di un comparto di migliaia e migliaia di aziende con quattro spiccioli. Vergogna! Cosa siamo, dei miserabili? Siamo dei miserabili! Un settore come il nostro, che giustifica un bilancio regionale per l'assessorato all'agricoltura di 150 milioni di euro utilizzati esclusivamente per pagare gli stipendi dei funzionari e dei dipendenti regionali in agricoltura. Questa è una vergogna! Questa è una vergogna! Ma è possibile che chi si fa un culo così, chi piega la schiena nel lavoro, chi sacrifica e ci rimette di tasca deve star male, e chi sta sopra di noi deve star bene a prescindere di quello che fa? Questo è inaccettabile, questo non lo sopportiamo. Ecco perché alla regione chiediamo subito, immediatamente, l'1% del bilancio regionale per ristorare le nostre greggi, quelle greggi che sono patrimonio collettivo e che noi con l'altra 50 centesimi non siamo in grado di campare. Per cui chiediamo un quintale di mangime per impedire che le nostre greggi soccombino. Mi sembra molto l'1% del bilancio regionale. Si dice che fra un po' ci sarà un assestamento di bilancio, ma noi non vogliamo aspettare, perché non possiamo aspettare. Perché a differenza del semplice agricoltore, noi
tutti i giorni dobbiamo dar da mangiare al bestiame, tutti i giorni spendiamo per la sua salute, per la sua alimentazione. Ecco perché è un intervento che deve essere fatto subito, immediatamente. Cosa sono 80 milioni di euro per il nostro bestiame? Quel patrimonio che permette a questa regione di avere questo popò di palcoscenico. E allora sappilo che se muoiono le pecore moriranno anche loro, perché no, è immorale questo, è immorale, non è accettabile. E mi rivolgo anche a quegli amanti degli animali di sostenerci in questa battaglia, quelli che magari trovano compassione quando il pastore scanna l'agnello a Natale. E poi però quando si tratta di campare questo patrimonio collettivo, allora sfuggono tutti, perché la responsabilità è nostra, è vero, abbiamo la responsabilità morale e penale per quegli animali, è giusto che dobbiamo campare, perché loro a noi ci hanno sempre campato, loro non hanno colpa delle nostre miserie, delle nostre incapacità, la colpa ce l'abbiamo noi e basta, loro non devono soffrire. Loro non devono soffrire, noi dobbiamo dare al figlio di benessere. Ecco perché, se necessario, daremo un assalto al palazzo per tirare fuori quegli 80 milioni circa per un quintale di mangime a capo. Si mettono l'anima in pace, sono bravi a fare le alchimie di bilancio, le facciano anche per questi pastori. E un'altra cosa che chiederemo sarà che la regione, che il consiglio regionale, che le commissioni inizino già a discutere come intervenire per la siccità, quella siccità che la Regione Sardegna ha già riconosciuto e che ne ha chiesto applicazione a Roma. Noi non possiamo aspettare questi loro tempi biblici, i nostri tempi sono i tempi del lavoro, sono i tempi veloci e abbiamo necessità che già adesso, visto che la Regione l'ha riconosciuta, vuol dire che c'è. Non possiamo aspettare, se poi lo Stato riconosce anche lui e fa i trasferimenti, bene, se no la Regione si mette in l'anima in pace e intervenga subito, per cui chiediamo che da subito le commissioni si riuniscano per stabilire e per utilizzare quell'esercito di tecnici e tecnocrati per stabilire le quantità di danno che abbiamo subito. E infine un'altra cosa, la questione dell'acqua, che poi non è un problema, la siccità non è solo un problema dell'acqua, perché poi il nostro territorio non è irrigato, se non piccole particelle. E quelle particelle non vengono irrigate neanche quando l'acqua c'è. Il problema è che funzionari ultrapagati non si piglino la responsabilità di riempire gli invasi quando l'acqua c'è. La diga di Busacchi, dicono i tecnici, con 100 milioni di metri cubi potrebbe ospitarne quasi un miliardo, la diga di Busacchi, ma nessuno si piglia la briga di farlo, perché si pigliano gli emolumenti enormi, però responsabilità non ne vuole nessuno. Dal disastro del Vajon nessuno si piglia responsabilità. E allora cosa serve fare queste dighe enormi? Allora avevamo ragione noi tanti anni fa, che invece di queste dighe enormi era necessario fare piccoli bacini e così via. Ho voluto sottolineare l'aspetto delle dighe per far capire che abbiamo un'amministrazione regionale che non funziona, abbiamo una burocrazia che non funziona, ecco di quello che noi abbiamo bisogno. Noi avremmo bisogno di un'amministrazione regionale che funzionasse, perché i pastori quando vogliono il latte lo tirano fuori, lo sanno fare, lo sanno produrre, quando glielo pagano. Per cui non c'è bisogno di grandi cambiamenti, si tratta di avere il coraggio di portare avanti e fare le cose buone. Le cose buone le faranno, senz'altro le faranno con la gente in piazza, ma non ci limiteremo solo a queste cose qua, ritorneremo indietro verso tutte quelle cose che in questi anni abbiamo lasciato un po' dietro, perché non abbiamo più avuto quella forza di spinta e non abbiamo avuto interlocutori politici in grado di ascoltarci. E io sto parlando dei grandi interventi strutturali, delle campagne, dalle strade, la viabilità così importante. Ci sono aziende senza strade, lunghe da percorrere, lunghi chilometri
di strade bianche che basta una pioggia e subito diventa difficile accesso. Parlo dell'energia elettrica. Quante aziende ancora non hanno l'energia elettrica? E anche uno volendo pagare l'Enel o chi è adesso è l'energia non porta la corrente elettrica. È dagli anni 60 che non vengono fatti investimenti nelle campagne in tema di energia elettrica e noi chiederemo a gran voce che venga fatto quell'intervento. E insieme all'energia elettrica chiediamo che nelle aziende la regione deve perché non può farlo il singolo, non possiamo farlo noi, ma la regione sì, perché può costituire una società dopo per creare una struttura per mettere le energie alternative nelle aziende in base ai costi di in base al fabbisogno aziendale per abbattere i costi di produzione. Interventi che sono fondamentali per noi per abbattere i costi del prezzo del latte, ma soprattutto questa struttura potrebbe non solo ripagare i costi di collocazione di questi impianti, ma potrebbe anche incassare dei soldi da poter investire in altre infrastrutture aziendali. Queste sono le cose da fare, non ci vuole molto, basta fare queste cose e la pastorizia in Sardegna non ha certamente bisogno di Spagna e Francia. E poi di che cosa stiamo parlando? La Sardegna produce quanto tutta la Spagna, il doppio della Francia. E allora un piccolo stato come quello sardo che è in grado di battere quei giganti. Battiamo quei giganti e allora perché dobbiamo cambiare modelli? Ce l'abbiamo, noi il pastoralismo ce l'abbiamo nel sangue, lo trasmettiamo ai nostri figli con lo sguardo, nasciamo nel nostro DNA, ci fanno un'analisi, sei il pastore, è su questa strada che noi vogliamo continuare. Io penso che senz'altro nel mese di luglio scenderemo a Cagliari, scenderemo, dovremo essere molti, perché questa volta io sono sicuro che ci saranno le nostre comunità vicine con i loro amministratori. Io lo penso perché anche loro non sanno da che parte sbattere la testa, perché la gente continua a bussare al comune, continua a chiedere aiuto, anche loro non ne possono più, anche loro sono diventati esattori di uno stato ignavo. Ecco perché sono sicuro che li avremo, perché i pastori libereranno la Sardegna da un'efficienza e riporteranno un ordine sociale che è nell'ordine delle cose e nelle proporzioni delle cose. Io ascolterò i vostri interventi, non voglio interventi di chi appare e dice ma forse è meglio così e cos'ha. Io mi sono fatto un culo così in giro per la Sardegna per caricare gli animi e per caricarmi a mia volta il mio animo, perché anch'io ero come voi, con le palle per terra. Oggi sono rincoglionito, oggi sono forte e insieme a voi questa battaglia la voglio fare. E gli interventi che verranno fatti che siano in funzione di entusiasmare la gente, di moltiplicare questi numeri e di portare a Cagliari una valanga umana che sta una volta per tutti quella politica ignava e assente. Grazie. Perfetto, adesso che abbiamo delineato quali saranno i temi principali dell'assemblea, possiamo aprire con gli interventi. Qua c'è il foglio, eventualmente se vi volete iscrivere.